Mariotti, in compagnia di Herbert Ballerina, Francesco Mandelli. Raccontatemi come è stato entrare in questa sitcom e tu sei un bambinone. Tu che. Io mi chiamo Herbert Ballerina, lui Francesco Mandelli. Vabbè, scusami, perché nessuno sa che ti chiami Luigi Comunque Luciano. io lo devo cambiare questo nome perché non è istituzionale. Cioè, tu immaginati quando tipo Pippo Baudo mi chiamerà quando ho 60-65 anni per parlare della mia carriera, mi dirà: ecco noi Herbert Ma Ballerina. pensa all'Oscar quando lo vinci, and the winner is No. Herbert Ballerina, cioè tu ti ridi, boh, dai, dici quello vero adesso. Ah, beh, Leonardo DiCaprio, dai, scherzato. Cioè, invece se dici Luigi Luciano, Luigi Luciano si e alza. Mariotti dei Nonda dal 26 ottobre su Infinity. Questo lo dico io perché Maccio non lo dice. Qual era la domanda? Come Come è stato siamo. entrare in questa sitcom? Allora, no, per me è facile perché lo dicevo prima, è la prima cosa che ho fatto. Io sono partito proprio con È meglio male, che era un video di una canzone di Mariotti dove facevo il figlio adottivo, e da lì me lo sono portato dietro. La cosa bella di questo progetto è che è una sitcom e quindi è un po' diverso il linguaggio, ci sono anche le risate finte, quindi già è sicuro che si ride. Cioè, Aiuta quello quantomeno, aiuta, dai. aiuta e niente, cioè, alla fine io vorrei un po' abbandonarlo questo mondo, vorrei diventare un po' più tragico, però mi fanno fare questo prendo, insomma, però devo Però poi dire arriverà il nostro progetto mio di Herbert, che è un progetto tragico, drammatico, che noi faremo insieme. È un film dove non si ride mai, anzi, proprio è una roba triste, anche sì, proprio da vedere. Non triste. solo per la trama, anche per i colori, per il modo in cui si Tutto recita. nero. Tutto nero, ogni tanto vedi un'ombra così, un'ora e mezza. Poi voglio vedere se non piange, se non dicono che siamo dei grandi attori. Tra l'altro, muto magari. Muto, se ogni tanto si sente tipo che non Con dei proprio rumori. rumori, così, come se uno, cioè, stesse guardando un film al buio, senza accendere la televisione, Esatto, però. esatto. Potrebbe L'abbiamo già detto che va su Infinity il 26 ottobre. Mariottide. Mariottide. Su Poi tra Infinity. l'altro esce anche un film dove c'è il protagonista il 17 novembre, quel bravo ragazzo, esce un film suo Io adesso. esce adesso il 19 di ottobre, dove anch'io faccio il film, quindi se volete andare, babysitter, facciamo un po' di promozione. Siamo. Ma certo, ma certo. No, ma invece Francesco, tu che sei entrato a gamba tesa in questo Mariottide. Ma a gamba tesa no, in realtà in punta di piedi, nel senso che io sono sempre stato fan loro. Anche io ero fan suo. Di voi? No, io fan tuo. Ma perché Allora, devi dire queste cose? Le interviste non poi. lui faceva, vabbè, lui faceva in Sì, ma ha fatto a TV me la domanda adesso, non parlare dei fan. Io dico, sono fan loro sempre, da sempre. Allora siamo conosciuti così, però non abbiamo mai lavorato insieme. Finalmente c'era questa possibilità. Quindi io, quando mi ha chiamato Marcello, sono andato proprio di corsa. E sono entrato un po' in punta di piedi perché, sai, non avendo mai lavorato con loro, uno arriva, loro hanno tutto un loro codice, un loro linguaggio, e quindi che cerchi di non si adattarti. capisce, tra È quello il l'altro. bello, è proprio quello il bello, capito? Lo so. E quindi è stato, no, scherzi a parte, un grande piacere. Poi devo fare il rapper, che si sa che è un po' la mia seconda. Bene, no, la tua identità, dai, sotto sotto vorresti essere un re. Io nasco rapper e poi abbandono questa cosa per poi fare altre cose che però non hanno avuto successo, come se io avessi fatto il rapper. Lo so perché tu sei molto bravo in quello che fai e quindi è ovvio che. Rappando. No, dico le altre cose, non è che ti può uscire tutto bene. Tutto. No, poi tra l'altro come fai a essere bravo nelle cose che non fai? Cioè, uno nelle cose che fa può essere bravo o non bravo, ma nelle Esatto. cose che non fa, uno non è che puoi giudicarmi come faccio io la carbonara, perché non l'ho mai fatta nella mia Io la vita. so fare. Che si fa come? Allora, te lo devo dire. Dai la ricetta per Allora, prendi il guanciale. No, no, prendi il guanciale, lo butti nella pentola senza olio, senza niente, il guanciale, non la pancetta, fai così, sfrigoli, Frigoli. sfrigoli. Poi metti la pasta, butti la pasta, facciamo la pasta. E nel frattempo ti fai una cremina di uovo e pecorino. No, tutto l'uovo, pecorino, poi fai la pasta, butti la pasta dentro la padella col guanciale, fai. Dopodiché, quando la padella è rovente, spingi
spegni il fuoco e butti l'uovo, perché sennò ti viene una frittata. E fai così. Fernandello vorrebbe mangiarsi sta carbonara, diciamoci la verità. Perché spiega la carbonara? Che poi sono molisano. Dici un altro, dai, dici no. Un altro, dai, come la no. Rosa. No, dimmi di Fernandello invece, che vorrebbe mangiarsi sta carbonara. Fernandello non sa neanche cosa sono i piatti, figurati se sai che cosa è la carbonara. Non si sa cosa mangia, non si sa di cosa vivono. Mangia la muffa, tipo gli fanno un ombrellette. Ah, ma sto spoilerando. L'ombrellette, vabbè, spoilero, dai. L'ombrellette che si fa con gli ombrellini dei cocktail e te li mangi, e si chiama l'ombrellette. Ma saltati oppure? No, così, io l'ho mangiati veramente. Secondo te a un certo punto Fernandello riuscirà a avere il suo momento di gloria, riuscirà a fare questi 70 metri quadri di qualcosa? No, quasi mai, solo a un certo punto, posso spoilerare un'altra ancora, volta? Ho capito, ma allora 26 ottobre non guardatela, sta sitcom, no, la sta raccontando no, tutto allora lui. Dico una cosa, a un certo punto Fernandello prende una pillola e diventa tipo intelligente per pochissimo tempo e io faccio un personaggio drammatico. Sai che... Perché è intelligente. E diventi, dice, tu mi hai sempre raccontato delle robe. E lì ti commuovi. Ma vado malissimo però, da drammatico. Ma perché? Invece, poi quando vedrai... Questo è da vedere, dal 26 ottobre su Infinity. Esatto. Grazie, io vi lascio così con questo mistero. No, dai, io vi lascio il microfono e andrei via, fate voi. Ma no, se vai via tu allora finisce la festa, no. Che ci facciamo? Ciao. Allora, diamo l'appuntamento, guarda, date l'appuntamento in live streaming direttamente. Andiamo in live streaming. Dai, andiamo in live streaming e date l'appuntamento perché... Io dico la prima parte, dal 26 ottobre. Su? Tu hai detto di la prima parte ancora, allora 26 ottobre su Infinity. Basta. Come basta? Tutta la seconda parte, scusami. Cosa va in onda? Cosa va in onda? Cosa va in onda? Questa sitcom chiamata Mariottide che è incredibile. Ma la carbonara come la fai? E quella dopo. A scoprire, quella tutti a casa sua per la carbonara. Ma sapete perché si chiama carbonara? Perché non lo sa che si chiama carbonara. Sai che l'hanno inventata la carbonara? I carbonari. Gli americani. Perché praticamente questa è una roba vera. Quando No, quella è la matriciana che è arrivata quando sono arrivati loro col pomodoro. Ma no, la matriciana anche, ma la carbonara no. C'erano i militari americani, tutti neri tra l'altro, che si facevano la mattina la pasta con l'uovo e quello c'aveva. E la carbonara l'hanno inventata gli americani. No, l'hanno inventata i pastori. Allora hai ragione tu, se ti devo dire. Allora i pastori l'hanno inventata. Votate. Secondo voi chi ha inventato la carbonara? Fernandello, B, i militari, C, Mandelli, e Mandelli e i pastori insieme, quel giorno che... Votate dal 26 ottobre su Infinity, Mariottide. Carbonara.